aspetti in linea che vado a parlare con Sebastiano un attimo, poi ci salutiamo. Grazie. Aspetta. Sì. Bello, bello. Sebastiano. Buongiorno Mixo. Ciao caro, come stai? Bene, bene, così come tutti. Come tutti. In isolamento. Un po' annoiati, un po' demotivati, un po' che non si capisce più dove andiamo o dove finiremo. Purtroppo. Ma annoiati non tanto, perché comunque tempo ce ne abbiamo a disposizione, si legge, si fa qualcosa, si trova sempre da fare. Io ho praticamente i glutei che non ci sono più, già non c'erano prima, ma proprio pure di star seduto. Hai voglia di dire fate ginnastica, io non ce la faccio mica. Sebastiano, allora tu suggerisci un libro che io ho trovato fra i cinque libri più belli che abbia mai letto, ovvero? Sì. Sì, Il maestro e Margherita, assolutamente. Di Bulgakov, è un libro spettacolare che è scritto tra il 1928 e il 1940, però purtroppo fu pubblicato dopo la morte dell'autore, nel 66. Ecco. Sì, perché comunque Bulgakov era un dissidente, se così si può dire, esatto, con termine moderno, e quindi ebbe parecchi problemi. Hai voglia. Lo stesso per Lawrence, che non era dissidente, ma era uno scandaloso per i lettori dell'epoca. Veramente, sono due libri evidentemente molto conosciuti, ma nel caso non l'aveste conosciuti, sia io che Cristina, che adesso saluto, e che Sebastiano, e che saluto, vi consigliamo, vero? Assolutamente. Benissimo. Sono due libri veramente da leggere, Il maestro Margherita e L'amante di Lady Chatterley. Posso dire una cosa velocissima su Maestro Margherita, Mixo? Vai! Mio marito, grandissima persona che non c'è più, non aveva mai letto un libro a parte Il maestro e Margherita. Guarda un po'. Ma pazzesco, i casi della vita che ci siamo incontrati. Sebastiano, hai qualcosa da aggiungere? Sì, se mi permetti, Mixo, innanzitutto consiglio di leggere tutta l'opera di Bulgakov, che è un autore straordinario, e fai bene a dirlo anche con ironico e scoppiettante. Esatto, hai detto anche l'accento giusto, io prima no, quindi Bulgakov. Sì, okay. E poi se posso fare un saluto veloce sì, a tutto il nostro gruppo Facebook di ascoltatori di Radio Capital. Ah, va bene, mi associo anch'io e immagino anche Cristina. Ciao ragazzi. Sì, ciao, grazie. Grazie ciao, a voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Veramente due bei libri. Bulgakov, però è difficile dirlo così, no? Oh, è arrivata la mia amica Boy George.